Caro Eric, che barba la mia insegnante. Non ha più senso. Prima che il gemellaggio con Strasburgo giunga alla sua seconda fase, ha detto. Cioè, traduco, prima che tu sia qui da me. Che bello. Raccontate allo studente che vi ha ospitato in occasione della gita scolastica la vostra città. Eric, avevo tanta voglia di scriverti. Non ci crederai, mi è quasi passata. Ho provato 10 volte, niente. Ho scritto, strappato, riscritto, strappato. Tutte balle, la grandezza del passato, la nobiltà, gli stemmi, la ricchezza. Tutto in polvere, come la miseria. L'ozio è la cosa più bella, scrivere il compito all'ultima ora. Un lavoro splendido e se mi va di far niente, la mia stanza diventa una pattumiera. E se inseguo un ottimo voto, studio come una matta e tutto va a gonfie vele. La mia città è fatta di gente, come me talvolta, fannulloni e lavoratori. Se una città è diventata qualcosa, vuol dire che c'è gente che vale e lavora, altrimenti non se ne parla. Ma sono cose che sai. A proposito, hai ricevuto la mia cartolina? 1000 firme, dalla montagna, eravamo tanti, e ho imparato a sciare, è la fine del mondo. Descriverti la città, uffa, proprio non mi andava. Però da qualche mese faccio dei filmati per una TV locale. Sì, insomma, una cosa casereccia, non credere, ma divertente. E mi pagano pure. Ho pensato di farti un regalo, o una sorpresa, o di infliggerti una sofferenza. Fai un po' tu. Queste che vedi sono le immagini girate con un amico. Può darsi che tu capisca un po' della nostra storia. O forse no. Allora, quando sarai qui, ci proverai da solo. Io ti farò da guida, anzi no, da compagno di viaggio, se vuoi. Ci pensi, Eric? Raccontare una città, un accidente così indecifrabile, è una parola. Tanti di noi messi insieme, una mucchiata senza spiragli, come quando andammo in discoteca, ricordi? Confusione, simpatia, qualche volta tenerezza, chiasso e caos. Però in discoteca non si suonava il carillon di mia nonna. Lo hai sentito? In famiglia le sono orgogliosi. È un pezzo raro dell'Ottocento. Piace anche a me, ma si può, anzi si deve cambiare. Vecchio e nuovo insieme, senza squilibri. Ma non farmi dire cavolate. Allora, quanti sarete? Verrete tutti? E gli insegnanti? Come i nostri o peggio? Sai, ho parlato di te con la mia più cara amica. Mi ha detto che io, proprio come scrivi tu, da quella sera, spesso penso che l'Europa sia proprio una splendida invenzione.
così ricca di fantasia. Ma sarà quella di cui parla l'insegnante. Non si sa nemmeno più dove comincia e dove finisce. E a scuola ci chiedono ancora i confini. Roba da matti. Sorprenda, comincio a pensare, all'università l'anno prossimo mi andrebbe di studiare le lingue, non come a scuola però, frequento, vado all'estero e lavoro, imparo e divento indipendente, più libera insomma, no, libera in un certo senso lo sono già, ma qui non trovo come utilizzare questa libertà, meno male che mi diverto a fare questo lavoro saltuario, mi consente di conoscere un po' la gente e di guardarmi intorno con occhio più critico. Chiariamo, non con occhi più critici, con occhiali. E sì, porto le lenti. Troppo studio, sono irriconoscibile, una segretaria trentenne. Però vedrò meglio i tuoi difetti. Perché mai i tuoi difetti? Preferisco capire i tuoi pregi. Ma del resto non debbo fare un'inchiesta. La montatura è di quelle modernissime, larga, scura, come quella della tua amica. Come si chiama? Aspetta un po'. Beh, non ricordo. Che importanza ha? Non posso ricordare tutto. Il tempo cancella molto. È solo quello che ha davvero valore, te lo porti appresso sempre. Quante pagine dovrò scrivere? Ora mi accorgo che ho parlato sempre di me. E tu? Ti ho descritto una parte di me, quella più sentimentale, quella moderna. Vorrei fossi già qui, almeno per chiacchierare, sentire musica. Hai sentito l'ultimo disco di quel cantante americano, Al Jarreau? Accidenti, mi sfugge il titolo dell'album. Però te lo aggiungo dopo. Il disco è nella mia stanza. Hai sempre intenzione di studiare filosofia? Anna mi diceva l'altro giorno, ma li trovi tutti tu questi tipi strani in giro? Pensa, tipo strano. Ma per lei tipo strano è già un complimento. Vorrei vederci chiaro, ma ci sarà tanto tempo, 10 giorni, un'eternità. Da noi non c'è molto da fare. Quello che c'è, quello che c'era non c'è quasi più. E quello che sarà? Ma dipenderà da noi, non ti pare? Da noi, da chi? Da me, da te, certo. Mi
viene in mente che tu sei un ottimo fotografo. Come ho fatto a dimenticarlo? Se ho sempre sulla mia scrivania quella foto scattata nel parco sotto casa tua. Mi trovo bella. Accidenti, la modestia. È sempre stato il mio debole. Lasciamo perdere. Ho letto quel libro che mi avevi suggerito, Foto di gruppo. Bellissimo, avevi ragione. Ma a scuola, prima i fenici, poi i greci, gli egizi, poi chi più. Intanto la scuola è finita e io non conosco mia madre. Bella frittata. Ce la fai a sentirmi ancora un po'? Sono una vera frana. La confusione è la mia legge. Vorrei porre ordine nella mia vita e nella mia testa. Ma sono fortunata. Solo chi è nel caos può porre ordine. Guarda che l'ha detto un filosofo. Uno come te. Se comincio a citarti. Ma tu che ne pensi? Me lo scrivi? Ci tengo. Molto. E poi adoro leggere le tue lettere. Sai, è più di mezzanotte, fa un diavolo di freddo. Non c'è più nessuno in piedi in questa rumorosissima famiglia. La conoscerai bene, ti verrà presto voglia di ripartire. Allora vedrò quanto di vero c'è nella tua voglia di rivedermi. Domani a scuola parleremo di Sartre. L'insegnante è molto critica, preferisce Nietzsche. Io, a dire il vero, ho capito sempre meglio te. Non perché lei sia poco chiara, ma è che ci mette troppo di sé prima di parlarcene e mi dà fastidio. Lasciaci prima capire, guardare e poi si vedrà. No, ti deve mollare la sua idea prima di tutto e così perdo la voglia di starla a sentire. A me pare che abbia sempre ragione tu, perché non sbagli quando dici che ognuno può fare la strada che ha nelle gambe. Certo, se la tua strada la fai con strumenti raffinati, puoi provare ad andare dovunque, ma ci vuole la voglia, la propria, non quella degli altri, e le qualità, e quelle, come tu dicevi, o ci sono o non ci sono. Fra le qualità c'è la resistenza alla storia, alla fatica. Io ora non ne ho, crollo dal sonno. Continuo domani, magari ti trovo già qui. Temporaneamente ciao, tua Marianna.